Una volta tornato al castello di Goda, Rikimaru scopre che Ayame è stata imprigionata come colpevole dell'attacco. Interrogata da Rikimaru, Ayame spiega di essere stata incastrata da un impostore che ha assunto le sue sembianze. Per provare la sua innocenza, Ayame ha atteso che l'impostore cercasse di attaccare nuovamente il nobile Goda e quindi lo ha inseguito nella foresta di bambù, dove venne però catturata dalle guardie dello stesso Goda. Un vero ninja preferirebbe affrontare con onore la morte piuttosto che macchiarsi dell'onta della fuga. Per questo Ayame chiede a Rikimaru di recarsi nella foresta di bambù per trovare l'impostore e provare la propria innocenza. Rikimaru accoglie la richiesta e scopre che qualcuno ha liberato gli spiriti di Shikigami nella foresta di bambù. Queste creature leggendarie sarebbero frutto di antichi kanji proibiti di cui parlano le scritture e proteggono elementi che nessuno dovrebbe poter vedere. Molto interessante, qui la cosa si fa veramente interessante. Come vedete abbiamo la Murasama, ma non la userò, visto che qua non sono i morti. Beh, non credo che si siano. Bene. Allora, prendo una rinascita ninja per essere sicuri. La mia arma preferita. Tipo il bombe su vuotere e due vite. Non è che prendo così tanta roba perché ho paura di non farcela, ma è solo che a me i limiti mi piace. Pensare i boss, mi piace ucciderli pesantemente. Bene, cominciamo. Questa chi è? Dovrebbe essere qui. Ah, eccolo. Chissà chi era quella lì. Però molto carina, questo lo ammetto, cioè è carina. Ma sono quasi sicuro che sia una nemica. Credo. Tutto qui? Cavolo. Per fortuna che avevo la rinascita ninja. Ok, ora vi spiego cosa è successo. Allora, vedete questo demone in grigio? Ecco, lui ha una mossa speciale che si chiama Kamikaze, che lui utilizza circa 4 bombe e quando è debole mi viene contro e si fa auto esplodere. Questa mossa uccide quasi subito i nemici e mi ha ucciso, e anche il suo amico ovvio. Per fortuna avevo la rinascita ninja e sono potuto rivivere. Sono Kalela. È
ci sono due vie, vado di sopra qua sotto. Però vedere un po'. No, no, meglio qua. Quelli sinigami, non so se riesco a evitarli, provo. Per ora ce l'ho fatta e ho anche ottenuto la classica ninja di fortuna. E vai. Oh cavolo, di nuovo! Oh, ma questo qua mi capisco, questo qua è una sfida continua. Meglio mettere una sfida ninja addosso, così c'è tutta la sua mossa e la posso già annullare. Anzi no, lo uccide e basta. E scompari. Mancato. Perfetto, spariti. Cioè, sparito. Ancora questi qua, oh, mi stanno proprio rompendo, sono inizio continuo a incontrarli continuamente. Vabbè, se sono qui sarò anche al tuo livello, penso sicuramente. Tutti in serie anche. Poi mi sa che deve sembra acqua. Qualcosa di visibile. Beh, non c'è nessuno. Forse sono detto, ma sarà un cane. Sì, è un cane. Sì, così mi fanno le imboscate. Oh, non riesco a ammazzarli, non riesco proprio a ammazzarli, Per farvi vedere, insomma. Quindi ammazzarli da dietro, così vado di fronte, vi faccio vedere e li ammazzo. Contro faccia a faccia, perché mi sto rompendo, insomma. Ammazzo tutti, penso per voi. Ah giusto, si ricami una occhi, quindi non posso cercarlo. Maledetto.
sì. No, no, sì, Luigi, sì. Lo scoglio della tua mossa. E muori. Come te, le tue bombe sono esplose. Aspetta un po'. Quel simbolo. Ho capito, quindi qua sono degli scagliotti ionicati, perché anche lui aveva il demone sulla cintura dell'uno. Ora ho capito di chi sono i servi. E qui c'è anche quello rosso. Inizia a me. Muori. Si impara a chiamarmi mezza tacca. Se passa con 7 bulli e mezze tacche. Oh, è possibile, eh? Ancora! Ragazzi, qua ci sono proprio questi qui e basta. Questo qui sta sputando sangue, sembra. Ecco un altro che l'ha in fondo. E come dove c'è quello blu, giusto? No, non c'è. Strano. No, oh, c'è. Mi fai pensare che devo usare le stelle per la finta Yame e invece devo usare per questi qua. Ma dai. Addio. Bene, è di là di questa porta. Io mi ricarico. Rikimaru, sono appena fuggita. Mi conforta vedere un amico. Amico? Un ninja Zuma non userebbe mai quella parola. Pensi di potermi prendere? Io non credo. Fatti sotto, Che ti sistemo io. Però. Prima che ti affronti senza armi. Vabbè, te la metti così. Thank you.
fregata. Ecco chi sei. Ti credi tanto furbo, eh? Ti sei cascato in pieno. Ma che cosa stai dicendo? Rispondimi. Si è staccato la lingua da solo. Ma dai. Vabbè. Ben fatto, Yakubaka. Ganda. Aiuta Kagura. Sì, Tenrai. Ah, ecco chi era quella ragazza. Bene, e anche questo episodio è finito. Al prossimo. Ciao.